Al volo. Moris, quali sono le tue prime sensazioni dopo questa rescissione del contratto con il Palermo? Sinceramente c'è un pizzico di dispiacere, forse per come è finita questa tua avventura rosanera. Sì, logico, dispiace perché mi ero veramente affezionato a Palermo, tifosi, poi specialmente come mi sono comportato in questi 2 anni che non sono stato in campo, mi hanno sempre rispettato. Però mi sono lasciato in ottimi rapporti con Zamparini, non ci siamo chiariti perché lui mi ha detto che lì ero chiuso, quindi non avevo più la possibilità di giocare lì, quindi io giustamente volevo giocare, ho trovato una sistemazione in Serie A con una squadra come Lecce, quindi spero che i tifosi non la prendano male, non perché non sono voluto restare alla somma che mi aveva offerto il presidente, ma perché ero proprio chiuso a livello di gioco, a livello tecnico, quindi io volevo giocare e sono andato a Lecce. Togliano pochi minuti fa ci ha detto il Palermo si è comportato in modo signorile con Moris. Tu ti senti di Non ho concordare con capito. quello? Togliano pochi minuti fa ci ha detto il Sì? direttore ci ha detto che il Palermo si è comportato in modo signorile con Sì, Moris, con Carrozzieri. Tu ti senti di concordare con Zamparini, questo? sì, benissimo, Zamparini comportava veramente da signore, ma non avevo dubbi anche perché in questi 2 anni che è stato sempre vicino, per me è stato come un padre, quindi non mi ero mai ringraziato, non solo per questa cosa che mi ha fatto anche adesso, ma la possibilità di andare a giocare di nuovo un campionato di Serie A, ma anche per quello che ha fatto prima. E quindi lo ringrazio pubblicamente, ma l'ho sempre ringraziato, l'ho chiamato anche oggi e l'ho ringraziato personalmente. Ringraziamento particolare oltre che per Zamparini, per la piazza e per i tifosi di Palermo, ti hanno sempre sostenuto dall'inizio alla fine, insomma. Sì, questo veramente. Infatti mi dispiace non aver contraccambiato questo ringraziamento sul campo, perché la mia idea era di rientrare a Palermo, giocare lì e dimostrare in campo tutto l'affetto che ho per i tifosi e per il presidente e per Palermo. Però ecco, li ringrazio a voce, li ringrazierò sicuramente quando verrò a giocare a Palermo nella favorita. C'è qualche tuo compagno rosa in particolare che ti dispiace lasciare? Magari qualcuno con cui questi anni legato in modo particolare? Sì, Fabrizio, Mico, Migliaccio, quindi sono compagni, non sono, cioè con Micoli c'è un rapporto che va oltre il calcio, quindi sai come nel calcio è difficile mantenere rapporti con tutti quanti, però con Micoli ci sentiamo 10.000 volte al giorno, anche oggi lui è contentissimo perché ho firmato a Lecce, che lui è sapere che è un grande tifoso del Lecce, poi è la sua città, quindi mi ha fatto raccomandazioni di giocare bene, e E infatti, poi niente, Fabrizio ha anche Giulio avuto un ruolo Migliaccio. particolare in tutta questa operazione con Lecce, insomma, ci ha provato dall'inizio e alla fine ci è riuscito a portare a casa. Ma lui, no, non è che fa Fabrizio, è logico, io quando sono andato a fare la sua partita di beneficenza lì al suo paese, già avevo sentito il direttore Ossi, perché io l'avevo avuto all'Atalanta 2 anni, quindi c'era qualcosa, forse Fabrizio ha contribuito a spingermi nel senso dicendo prendetelo che è un grande giocatore, quindi. Però ecco, ti dico, come persona, perché sono andato a giocare a Lecce, ma Fabrizio è stato sempre un mio amico, rimarrà un mio amico, a prescindere se andavo o non andavo a giocare a Lecce. Fabrizio Come sembra, rige Giulio mi piace. sì, Fabrizio sembra rigenerato dopo le perplessità dei mesi scorsi, carico per una nuova stagione rosanero. Cosa ti ha detto? È così? Ma Fabrizio, niente, mi ha detto che a livello mio personale ti devi far bene, però io ho contraccambiato anche a lui perché la piazza di Palermo merita un giocatore come Fabrizio e Fabrizio merita i tifosi che sono a Palermo, quindi secondo me vanno a braccetto, uno di pari passo, quindi spero che facciano bene come hanno fatto fino adesso e gli auguro miglior posizione in campionato. L'ultimissima cosa sul nuovo Palermo di Pioli che sta nascendo a male, che dai ti sei fatto alla distanza? Palermo è sempre un'ottima squadra, il presidente fa sempre delle grandi squadre, ha preso un ottimo allenatore, è un emergente, fa vedere del bel calcio, Chievo ha fatto bene, sicuramente a Palermo non farà rimpiangere delle rosse. Muno Zelmiranovic li hai conosciuti, un giudizio tecnico al volo su questi due giovani talenti? Milanovic l'ho conosciuto, però l'ho visto poco in campo perché ero infortunato, quindi stavo recuperando, però si vede che è un giocatore giovane, che ha grandi prospettive, grandi qualità e gli auguro veramente tanta fortuna e di far bene perché è un ragazzo che se lo merita, io ho conosciuto pure al campo, ho vissuto con lui gli ultimi 3-4 mesi, è un bravissimo ragazzo, umile, quindi sicuramente farà bene insieme a Cesare, insieme a Bojan Per e a Munoz. chiudere, Moris, sei stato davvero ad un passo al Bari, questo adesso a bocce ferme si può anche dire. Ma diciamo io di Serie B avevo 4-5 richieste, però ho dovuto aspettare la fine se arrivava la Serie A,
alla fine è arrivato e ho accettato. Non era solo Bari, c'avevo altre 4-5